Come una dea egiziana e come una dea dall'alto scenderò le scale, sempre più lunghe, sempre più lunghe. E mi sento un po' commosso perché... Sì, perché sto per presentarvi. Dicevo che mi sento veramente un po' commosso perché sto per presentarvi. Ma insomma, ma che maniere sono queste? Cosa significa questo? Abbiamo anche Cavertazio. Io devo presentare. Dunque. Non ha bisogno di presentazioni, lei. Lei è tutta la rivista. Tutti la conoscono. Deve trattarsi di un contrattempo. Deve trattarsi di un altro contrattempo. Calendri? Ah, lei qui. Ciao, perché non tocca a me? Eh sì, ma io le avevo fatto preparare... Naturalmente le scale. Eh già. Eh già, sempre la solita storiella del mio complesso. Non c'è sabato senza sole, non c'è banda senza scale. È proprio mio così. Mio caro Calendri, è finito il tempo delle scale. Ormai ci sono gli ascensori. Mi scusi, ma io avevo sentito dire... Eh sì, perché tutti i grandi attori, essendo nel campo della rivista, diciamo, tutte le grandi vedette, hanno tutti dei piccoli complessi. Senz'altro, Peppino Di Capri ha il suo complesso, il complesso dei rocker. Lei, per esempio, ha il suo complesso, quello del cane. Ah, c'è allusione? Beh, alludevo a Treno, quel magnifico bastardo. Allora lei non ha complessi? No, anch'io ho i miei complessi, ma non quello delle scale. Ho usato di scaloni nelle mie presentazioni un complesso, non è. Se dall'alto di una mano sono scesa su un divano, io l'ho fatto perché abbracciavo nel mio volo con un lungo sguardo solo chi applaudiva per me. E felice ricambiavo con i baci che mandavo uno a te, uno a te. Il mio complesso invece è un'altra cosa, è una passione che ho qui nel cuore. Potrei chiamarlo il mio complesso rosa, che hai le colori d'un grande amore. Se ho lanciato sempre fiori ai miei cari spettatori un complesso, non è. Se ho donato specialmente rose rosse solamente, io l'ho fatto perché le rose rosse sono la mia passione, che fa parte, lo confesso, del simpatico complesso che voi siete per me.